Telecamere di Ravenna UETV oggi si trovano a casa di Rosso Daniele. Ciao Daniele, ciao. Grazie dell'ospitalità. Prego, prego, grazie. È un piacere. Iniziamo questa intervista con un tuo pregio e un tuo difetto. Il mio pregio credo la sincerità, è un difetto che mi arrabbio facilmente, poi mi passa subito, però mi arrabbio abbastanza facilmente. Quando inizia il tuo rapporto con il calcio? Ma inizia fin da subito vicino casa, una squadretta di vicino casa, credo a 5-6 anni, ho iniziato subito a allenarmi nell'Arcellasco, poi da lì sono passato nei giovanili del Como e poi è continuata alla Pro Patria, Alessandria e via così. Se dovresti scegliere un aggettivo per qualificare il calcio, quale aggettivo sceglieresti? In questo momento è un po', diciamo, in queste categorie sceglierei precario. Precario? Diciamo come un po' tutta la situazione italiana in questo periodo. Anche il calcio ha subito un po' la situazione italiana, anche il calcio è un po' in difficoltà, ecco. E l'essere calciatore ti ha aiutato nell'approccio con le donne? No, no. Anche perché diciamo che io sono fidanzato da 5 anni, quindi già prima di iniziare a giocare in categorie professioniste diciamo che ero già fidanzato, quindi non è che mi ha dato un grande aiuto. E l'unire diciamo la tua passione al tuo lavoro è una cosa importante, un connubio molto importante. Te come la vedi questa situazione qui? Ma sono fortunatissimo a fare un lavoro del genere perché è sempre stata la mia passione, diciamo, quindi è veramente una gran fortuna, non tutti ce l'hanno e spero di continuare il più possibile, insomma. L'ultimo film che hai visto al cinema? L'ultimo film che ho visto, sinceramente il nome non me lo ricordo, andrò a vedere più tardi, credo, Salt. Quindi ti piace il cinema, andare d'inverno, la situazione cinema? Mi piace abbastanza, poi comunque essendo fuori di casa, insomma, parecchio, mi piace andare al cinema. E il tuo rapporto con il sesso, è vero il connubio che prima di fare una partita bisogna stopparsi per fare la pausa prima di andare in campo? Questo detto, diciamo. No, io sinceramente non ci credo, a me è capitato sia di farlo non il giorno stesso della partita chiaramente, ma magari il giorno prima, sia di non farlo visto questi ritiri, non ha grande rilevanza secondo me, ecco. Poi probabilmente se uno ci pensa è più che una cosa psicologica, se uno ci pensa e dice mamma mia ho fatto sesso, dopo non riesco a correre, allora lì. Quindi le forze rimangono tu? Sì, secondo me sì, secondo me è una stupidata, però non lo so. Per la mia esperienza è una stupidaggine, magari mi è capitato di fare partite migliori dopo che... Direi, anch'io sto bene dopo. Ecco, perfetto, qua ci troviamo. Bene, allora ti chiedo di fare un saluto ai telespettatori di Ravenna UETV e io ti ringrazio di questa ospitalità e di questa accoglienza. No, grazie a voi e un saluto ai telespettatori di UETV, ciao.